Buongiorno a tutti e benvenuti qui a Fiera di Vicenza. Permettetemi innanzitutto di dare un in bocca al lupo alla prima edizione di Security Exhibition, il Salone della Sicurezza della Persona, ripeto della persona, della casa, del negozio, dell'azienda, della città. Che Security Exhibition sia qualcosa di molto importante lo dice innanzitutto il riconoscimento del Ministero dell'Interno che ha concesso alla manifestazione il suo alto patrocinio. Ringrazio a questo proposito l'onorevole Roberto Maroni, ex ministro dell'Interno, per l'attenzione che ha dedicato a Fiera di Vicenza e a Security Exhibition in un momento molto complesso per le nostre istituzioni e per il Paese. L'onorevole Maroni si scusa ma non può essere presente perché in questo momento alla Camera stanno votando la fiducia e mi ha chiamato ieri pomeriggio proprio per scusarsi. Ha tentato fino all'ultimo se per caso l'agenda della Camera veniva cambiata, però poi tutti quanti insieme ai suoi colleghi sono presenti a Roma. Che Security Exhibition sia qualcosa di molto importante, lo ripeto di nuovo, lo conferma anche il fatto che la Regione del Veneto ha scelto autonomamente di dare il proprio patrocinio alla manifestazione fin dalla prima edizione. Il riconoscimento della Regione Veneto ci onora ed è la dimostrazione della qualità e del valore aggiunto di questa esposizione. Ringrazio a questo proposito l'assessore Giorgetti per la fiducia, l'assessore Giorgetti che è qui già con noi. La Regione ha scelto questa sede anche per l'ottava conferenza regionale sulla polizia locale e sulla sicurezza urbana. Ringrazio l'assessore proprio per l'assessore regionale per dire tutto completamente, il suo titolo è la polizia locale alla sicurezza, Massimo Giorgetti. Ringrazio il sindaco di Rovigo Bruno Piva, ringrazio il sindaco di Padova Flavio Zanonato e il sindaco di Vicenza Achille Variati, che hanno dimostrato grande sensibilità e disponibilità ad essere qui con noi oggi per parlare di un tema così importante come quello della sicurezza. E mi permettete, a differenza di altri che non sono presenti e che avevano invece confermato la loro presenza, ad esclusione di uno, il sindaco Flavio Tosi, che doveva essere presente però dall'inizio ma aveva detto che purtroppo non poteva essere presente immediatamente dopo avevamo stampato il dépliant. Tutti gli altri avevano confermato la presenza, ma non lo sono. E mi permettete che di sicurezza bisogna confrontarsi, qui tra di noi siamo a 360 gradi, cittadini, istituzione, forze dell'ordine, addetti ai lavori, e bisogna parlarne sempre in maniera costruttiva e non solamente in campagna elettorale. Ringrazio i rappresentanti delle forze dell'ordine per aver immediatamente compreso l'importanza di Security Exhibition, offrendo il loro fondamentale appoggio. Ringrazio gli espositori, gli operatori e tutti coloro che hanno creduto in Fiera di Vicenza e hanno accolto con entusiasmo e hanno partecipato all'idea di avviare un nuovo salone, primo in Italia, in anni cruciali in cui si sta ridefinendo il futuro del nostro Paese. Sono anni difficili, però il tema della sicurezza è un tema primario. Fiera di Vicenza è e sarà nel futuro che verrà più forte e rinnovata perché ha una vision precisa, ha la determinazione per intraprendere nuovi percorsi, come indica con chiarezza il progetto industriale di riposizionamento e rilancio Fiera di Vicenza 2011-2015, vuole correre nuove opportunità di business in nicchie di interesse attuali e inedite, che in settori non solamente orafo, che è il nostro settore principale, ma anche, come avevo detto io, nel gennaio dell'anno scorso, quando siamo partiti col progetto, nel gennaio di quest'anno, scusate, siamo 2011, dobbiamo diversificarci però con temi di attualità inediti e ad alto potenziale. Security Exhibition adotta un format innovativo collaudato alla Fiera di Vicenza e in altre manifestazioni di grande successo, rivolte contemporaneamente agli operatori e al pubblico, che sono il Salone della Caccia, sono abilmente, che registrano la partecipazione di decine di migliaia di presenze. Ricordo abilmente 47.000 presenze e siamo i secondi in Europa, però ci avviciniamo al numero uno che è a Parigi, che era 52.000, che ha avuto quest'anno 52.000, noi 47.000.
L'obiettivo è dare agli utenti finali, ai cittadini con Security Exhibition, agli operatori del settore l'opportunità di vedere il meglio del mercato, di confrontarsi con le best practice, di informarsi e conoscere. Security Exhibition propone, accanto all'aspetto commerciale, un'intensa attività di formazione tecnica, di sensibilizzazione della pubblica opinione sui temi di grande impatto sociale, come ad esempio la violenza sulle donne, il fenomeno dello stalking o la sicurezza dei centri urbani dei giovani. Sono certo che per Security Exhibition varrà la massima latina Audentes Fortuna Iuvat, la fortuna premi gli audaci, e che questa manifestazione contribuirà in modo sostanziale al miglioramento della qualità della vita del nostro territorio. Negli ultimi 30 anni il nostro Paese ha fatto notevoli progressi nella riduzione dei fenomeni criminali tradizionali, grazie innanzitutto alle attività delle istituzioni e delle forze dell'ordine, che hanno posto in essere straordinarie strategie di prevenzione. Importante, prevenzione, la parola prevenzione, sicurezza e prevenzione. Nei media italiani la maggior parte delle notizie si riferisce a fatti criminali che occupano il 49% dell'agenda dei telegiornali e dei giornali, contro una media europea del 28%. Di contro, gli italiani sono più preoccupati degli effetti della disoccupazione, della qualità e accessibilità dei servizi sociali e sanitari, che della minaccia della criminalità. La riduzione dei fenomeni delittuosi, sia come incidenza che come percezione, è basata sulla diffusione della cultura della sicurezza, intesa come conoscenza, innovazione, applicazione di tecniche e procedure utili a prevenire i fattori di criticità, che anima un settore valutato in Italia 10 miliardi di euro. Cito un incipit dell'onorevole Roberto Maroni, tratto dal rapporto sulla criminalità e la sicurezza in Italia. La valorizzazione di un modello di sicurezza partecipata rappresenta il presupposto per una governance che l'Italia sta sviluppando concretamente attraverso scelte operative che riscuotono interesse anche a livello internazionale. Se da un lato effettivamente sono diminuiti gli omicidi, i furti, le rapine, i sequestri di persona si sono praticamente azzerati, dall'altro nuove forme di violenza si sono affermate con un andamento inedito rispetto ai trend della criminalità tradizionale. Mi riferisco alle violenze sessuali, leggiamo ogni giorno, anche l'altro ieri ce n'era una qui a Vicenza, un paio di settimane fa a Treviso, mi riferisco allo stalking, allo traffico di stupefacenti che hanno delineato nuovi scenari. Il tema della sicurezza si è esteso ad altre espressioni del vivere comune, dall'incolumità dei lavoratori alla tutela della proprietà intellettuale. Noi come aziende sappiamo l'importanza e la necessità di sicurezza su questo argomento, la sicurezza dei dati dei sistemi informatici, il discorso del web, la protezione dei minori dall'accesso a certe pagine di web, cose che saranno sviluppate sia in questa edizione che nelle edizioni future di Security Exhibition. Tutela, non ultimo, la tutela della privacy. Si comprende da queste brevi considerazioni come il settore della sicurezza sia vasto, include i comparti security, safety, servizi e vigilanza e richiede un adeguamento continuo e veloce dei contesti di riferimento e degli standard. Security Exhibition è il contributo che Fiera di Vicenza propone al settore, alla sua informazione, al suo aggiornamento, alla sua crescita. Il salone sarà aperto a tutti i professionisti, a tutte le aziende, i pubblici amministratori, tutti i cittadini, è gratuito, che si confrontano con le problematiche legate alla sicurezza e vogliono conoscere meglio e di più l'argomento sicurezza a 360 gradi. Un programma intenso si sviluppa in questi 3 giorni, oggi, domani e dopodomani, con convegni dedicati a diversi aspetti della sicurezza, ripeto di nuovo, a 360 gradi, centri urbani, pratiche bancarie, trasmissioni digitali, comunicazione, domotica, nei sistemi di prevenzione per la sicurezza nei lavori in quota, tanto solamente ne cito alcuni, veramente abbiamo affrontato l'argomento a 360 gradi. Security Exhibition dedica infine al territorio un dibattito a contenuto sociale, approfondendo il tema della violenza contro le donne, lo stalking in famiglia, nel lavoro, nella società,
Su questi temi domani, sabato 19, in Sala Palladio, qui in questa sala, si terrà una tavola rotonda promossa da Fiera di Vicenza in collaborazione col Club Soroptimist International, al quale vi invito di partecipare e ringrazio la Presidente del Soroptimist che ho visto qui in sala. Rinnovo il mio grazie e l'augurio di buon lavoro a tutti e ringrazio il Dottor Alessandro Russello, Direttore del Corriere del Veneto, per aver accolto il nostro invito a moderare il dibattito di oggi. Dottor Russello, con cui ho avuto anche occasione di parlare dell'argomento sicurezza, molto sensibile sulla, e soprattutto sull'argomento sicurezza nell'attualità, nel contesto diciamo di mercato, nel contesto odierno. Quindi do la parola ora al moderatore, al dottor Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto. Prego, dottore. Grazie Presidente. Allora, visto che faccio il giornalista, approfitto di un retroscena che io chiederò al sindaco Variati, che è padrone di casa, perché probabilmente tutti qui a Vicenza lo sapete, ma non tutti magari lì fuori di Vicenza sanno che il nuovo ministro Cancellieri, nuovo ministro dell'Interno, è stato prefetto a Vicenza dal 1994 al 1997, anni, un paio di anni in cui il sindaco è stato, Variati è stato sindaco in una precedente giunta. Allora Variati prima ci ha così rivelato che è stato uno dei pochi che probabilmente in questi giorni hanno parlato con il neo ministro. Lei, sindaco, ci diceva prima che ha sentito il ministro al telefono. Cosa le ha detto? Gli ha già chiesto qualcosa per caso, visto la situazione? No, l'abbiamo contattata, non abbiamo chiesto assolutamente nulla. E com'è soprattutto il prefetto Cancellieri, qui ci sono anche amici del mondo imprenditoriale, ha lasciato nella nostra città un bellissimo ricordo. È una donna molto decisa, che ha un grande amore per le istituzioni, generosa. In un governo tecnico credo che potrà fare bene il ministro degli interni, anche perché noi abbiamo fatto una piccola ricerca, credo che lei sia il primo ministro degli interni della storia repubblicana italiana che è stata prefetto, ce ne sono stati altri, ma anche sindaco. Intendo dire che l'Anna Maria Cancellieri, avendo avuto l'incarico di commissario in realtà importanti, Torino, Bologna, adesso Parma, esperienza di prefetto in città medie, in città grandi, è una donna che ha una grande conoscenza delle problematiche degli enti locali e delle sicurezze sul territorio. Quindi sono convinto che potrà fare veramente, veramente bene. Grazie sindaco. Allora, il presidente Ditri ha giustamente detto che nelle sostanziali sondaggi, nelle classifiche delle priorità della gente, il termine sicurezza in questi ultimi tempi, mesi, un anno, due anni, è scalato di classifica e non è più primo come lo era qualche anno fa, superato da termini come crisi e lavoro. Però questi due termini, sicurezza e crisi, sono indissolubilmente legati. Allora, a voi sindaci chiedo, qual è l'impatto che la crisi, non solo in senso criminogeno, ma collegato naturalmente alla percezione e alla all'impatto ha avuto sulla sicurezza, sulla vita delle città, sulla qualità della vita e sulla qualità della intrattino sicurezza. Vuole cominciare lei, sindaco Zanonato, che è il sindaco, tutti i sindaci sono pari, da quelli dei 1000 abitanti a quelli di 500.000 abitanti. Padova, dei sindaci qui presenti, è la città forse per alcuni aspetti, proprio per le sue articolazioni, 60.000 studenti, crocevia di tante cose, è la città forse anche più investita, no? Anche Vicenza lo è, Rovigo un po' meno, però Padova è la città forse maggiormente investita per molti aspetti, no? dal tema. Quindi lei, sindaco, dal suo osservatorio, la crisi come sta impattando sulla sicurezza e cosa voi, come comune, riuscite a fare e fate per arginare questo problema? Ma intanto buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. È sempre un'occasione importante quella di potersi confrontare e non solo parlare ma anche ascoltare in queste occasioni.
prima cosa che va messa a fuoco, la città di Padova è una città in cui il terziario è molto vasto e quindi moltissima gente, e in particolare il terziario pubblico è molto vasto. Lei ha citato l'università. L'università ovviamente ha anche tutta una dimensione di occupazione, sono 6.000 persone che lavorano all'università, l'ospedale altre 5.000 persone che lavorano, abbiamo una significativa presenza di comandi militari e i comandi militari sono un terziario in qualche modo, centri di ricerca e altre attività, più uffici e tutta una serie di attività legate ad aziende private, e tutto questo ha fatto sì che per ora la crisi non si sia manifestata in modo significativo sul piano occupazionale. E faccio un esempio: quando hanno cominciato a farsi sentire, soprattutto sotto il profilo dei dati, una serie di notizie e di eventi di carattere economico che facevano, in qualche modo anticipavano la crisi, abbiamo con la Camera di Commercio creato un punto di osservazione e messo a disposizione delle risorse per affrontare le situazioni di maggiori difficoltà. Non abbiamo speso tutte le risorse messe a disposizione. Diversa è la situazione in provincia, dove c'è una maggior quantità di lavoratori dipendenti nel campo dell'industria e nel campo anche dei servizi, ma per ora non abbiamo avuto effetti significativi. Significa che non c'è nessun impatto sulla sicurezza. Abbiamo una capacità di attrazione, un'attrazione di una serie di soggetti che è decisamente superiore a quello che hanno altri centri della provincia, e tutta una serie di soggetti disperati per vari motivi tendono a gravitare nella città, e questo è un effetto, come dire, indotto secondario. Molta gente viene in città cercando in qualche modo, all'interno di un sistema che ancora avverte in modo non fortissimo gli effetti della crisi, cercando di recuperare risorse, di recuperarle spesso in modo illegittimo. In questo momento stiamo osservando un fenomeno che è il fenomeno di quei tunisini che sono arrivati e in molti hanno ottenuto il permesso di soggiorno, ma non sono stati tutelati con un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, con delle risorse. Apro e chiudo una parentesi: la città di Padova sta ospitando in questo momento 130 profughi o richiedenti asilo, provenienti in parte dalla Tunisia e in parte dalla Libia. Sono collocati all'interno di strutture, sono di fatto delle strutture alberghiere economiche, e cerchiamo in qualche modo di relazionarsi con questi soggetti per fare in modo che il loro impatto nella popolazione sia molto basso. La presenza invece di tunisini che hanno il permesso di soggiorno ma che non hanno nessuna diaria crea enormi problemi, perché è evidente che uno alla fine un reddito anche minimo deve procurarselo, e non avendo la possibilità in nessun modo di farlo lo fa in modo criminoso, spaccio e tutta una serie di altre cose che stanno accadendo. L'attrazione in una zona in cui la crisi non si è fatta molto sentire è maggiore, e forse questo è uno degli aspetti. Se devo dire una cosa in generale sull'argomento, e mi fermo qua, è questa: quando succedono dei fatti bisogna calcolarne tutte le conseguenze. Siamo troppo abituati a isolare i fatti e immaginare che si possano risolvere i problemi incidendo soltanto sull'effetto e senza di fatto affrontare le cause. Adesso, grosso modo, si stima, c'è anche una forte attività della Questura, della nostra Polizia Municipale, c'è una forte attività dei Carabinieri, si stima che in città ci siano circa 250 personaggi arrivati che orbitano un po' in città, un po' in cintura, ma questo è l'effetto di decisioni che si potevano benissimo prendere in forma diversa, ed effetto che si sapeva. Ne ho discusso a suo tempo anche con Maroni, perché come ANCI ci siamo
occupati di questo problema, che si poteva benissimo prevenire, che si sapeva, fenomeno che si sapeva avrebbe prodotto questi effetti. Non possiamo agire solo sulla causa, il problema sicurezza non è un problema che si affronta con medicine sintomatiche, anche se a volte servono anche queste, bisogna affrontarlo con politiche a largo spettro, affrontandone le cause e vedendo come si affrontano i problemi, perché altrimenti daremo sempre delle risposte molto parziali e noi stiamo subendo un po' l'effetto di tutte queste scelte a cui poi non riusciamo a opporre iniziative importanti e significative. Grazie Sindaco. Sindaco Variati, Vicenza è una città che anch'essa ha la sua complessità, no? Il Sindaco Zananato ha parlato di profughi e Vicenza sui profughi ha anche attivato un programma anche insomma, importante, no? Alla fine però, secondo le parole che diceva sul Sindaco, ci rendiamo conto, non scoprendo nulla di nuovo, che l'emergenza nasce quindi se non solo dai profughi, non tanto dai profughi, comunque dalla popolazione extracomunitaria, gran parte della quale lavora in regola, si comporta bene, eccetera, eccetera. Ma allora è ancora l'immigrazione, il fenomeno dell'immigrazione, la grande coda, nonostante, no? Quanto, allora, faccio questa domanda a lei, quindi se vuole rispondermi alla prima domanda sulla crisi va bene, ma apriamo anche questo tema, no, dell'immigrazione, perché non nascondiamoci dietro un dito, no? Facciamo un punto anche su questo, cioè quanto il fenomeno della criminalità legata alla difficoltà di governare, no, l'immigrazione, soprattutto irregolare naturalmente, sta comportando, cioè, diciamo così, attiva le dinamiche di insicurezza all'interno della sua città. Più occasioni si è detto che il tema della cosa fa naturalmente lei per... Sì, il tema della sicurezza dovrebbe essere semmai affrontato sotto al plurale, cioè il tema delle sicurezze. L'intreccio tra lavoro e criminalità, o meglio, tra crisi del lavoro e piccola criminalità urbana, questo intreccio esiste, certo. Non possiamo negarlo, tant'è che ad esempio a Vicenza, lo diceva bene Zananato, i centri urbani poi diventano calamita, no? Abbiamo persone di 30 anni, 40 anni, che bighellonano per la città. Ieri lavoravano, alcuni di questi lavoravano nelle aziende, che so io, Conciari, ad esempio, della Val del Lagno, hanno perduto il lavoro, qualche soldo ancora ce l'hanno, riescono a vivere, però sono alla ricerca di un lavoro che non trovano più per le loro professionalità, che evidentemente non sono adeguate al mercato del lavoro di oggi. Che fanno? Intanto si trovano tra di loro. Si trovano tra di loro in alcuni luoghi della città che diventano luoghi di aggregazione. Spesso è gente che ha dovuto rimandare in patria la propria famiglia. Siccome nei luoghi di provenienza la crisi è ancora più forte, le povertà sono ancora alte, cercano di restare qui. Se non ce la fanno a trovare un lavoro, restano degli anelli deboli. E soprattutto ai più giovani, un certo tipo di criminalità propone, fa delle proposte sbagliate per la loro vita. D'altra parte, veda, qui c'è un problema anche di norme. Faccio un esempio sui cosiddetti profughi. Lo Stato ce li ha portati nelle nostre città. Lo Stato ce li ha portati. Noi, ad esempio, a Vicenza, io ho preso questa decisione. Per l'amor di Dio, lasciamo perdere gli alberghi, datemeli che io ci faccio un progetto sopra. Perché questa gente che fa? Dorme nell'albergo, mangia e poi cosa fa durante la giornata? Che idea si fa della vita in Italia? Abbiamo cercato di elaborare un progetto in cui abbiamo insegnato loro le regole, la lingua, pensando che siccome me li ha portati lo Stato, e lo Stato pure paga, pensando che questi fossero largamente dei profughi. Prima regola sbagliata, fin tanto che
non c'è l'attestazione di profugo che una commissione deve dare, bla 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 bla, questi non possono lavorare. Perché? 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 Aspetti assicurativi? Risolvibili. Aspetti previdenziali? Risolvibili. Perché? Perché li teniamo qua per mesi e mesi a giocare a calcio durante il giorno? Non funziona, non funziona. Lei ha tentato di risolvere in qualche modo questo problema? Io ho tentato in via, ovviamente, avviandoli in modo volontario a lavori socialmente utili, ma regole sbagliate. Adesso ci dicono, buona parte di questi non sono profughi, quindi cosa sono? Sono clandestini, stanno facendo il ricorso per cui avranno altri X mesi di tempo, nessuna speranza, questa gente diffusa nel territorio, senza prospettive, cosa sarà? Va ad alimentare quell'area di uomini e donne che esistono, ma che non esistono, perché i clandestini esistono ma non esistono, con le loro famiglie che esistono e non esistono. Qualche volta addirittura ci troviamo bambini, di cui ho detto a quelli dell'UNICEF, dovreste cominciare a occuparvi anche di questi bambini, i bambini che non esistono, ma esistono, cioè figli di clandestini, di famiglie inesistenti nella nostra anagrafe, che però esistono nelle nostre città. Allora, alla domanda, c'è un nesso tra la crisi economica e un progressivo aumento di insicurezze, diciamo, di un certo tipo di piccola, fastidiosa, a tratti pericolosa criminalità urbana? Risposta. È quella che poi percepisce che il poi è quella cittadino, che percepisce no? La cittadino gente. Cittadino percepisce l'omicidio, percepisce le piccole insicurezze. Bene, la risposta è, dal mio punto di vista, sì. Però attenzione, noi sindaci abbiamo armi, tra virgolette, o giocattolo, facciamo finta, o armi comunque spuntate. Questione di norme. Sindaco Pivabbi, un attimo di pazienza. Volevo chiedere al signor Giorgetti. Signor Giorgetti, lei, rispetto a quello che ha detto adesso il sindaco Variati, profughi, il tema dei profughi, quindi passaggio clandestini, il tribunale che deve dire chi è, il problema del lavoro, lei come la vede? Cioè, e anche, vorrei che rispondesse a questa domanda, se la situazione è così, da quello che lei ne sa, nelle tutte le città del Veneto, e anche il problema dell'impatto della perdita del lavoro degli immigrati, che chiaramente non hanno nessun tipo di stabilità e radicamento, in quello che è non tanto solo il mercato del lavoro, ma quindi la loro presenza, come diceva il sindaco, all'interno delle città. Che fare con questi immigrati che comunque hanno perso lavoro, non se ne vanno, hanno progettato una parte della loro vita, seppur precaria, qua, e adesso si trovano in questa situazione? Cioè, sono due aspetti, mi pare così, importanti. Quindi una soluzione pratica per i profughi, sindaco Variati si trova di fronte, no? Voglio farli lavorare ma non posso, non ci riesco, e la presenza di questa popolazione immigrata che perde il lavoro, che è la prima a perdere il lavoro per tutte le dinamiche che conosciamo. Lei cosa ne pensa, insomma, cosa si può fare e chi può fare qualcosa? Volevo fare una piccola premessa sull'insicurezza e sul rischio sicurezza creata dalla perdita, dalla crisi economica e quindi da tutte le ricadute. Parliamo della perdita del lavoro e delle sicurezze per gli italiani. Non solo, bravo, ha ragione. Perché ragione, poi i due problemi si sovrappongono. Certo. In termini di capacità di economica, di rientro con gli strumenti di aiuto sociale e quant'altro. Ma parlando anche in termini di sicurezza vera, noi rischiamo oggi in questa condizione un conflitto sociale che può anche sfociare, sempre a livello locale, in una difficoltà, oltre in uno scontro nel momento di crisi, tra virgolette, tra poveri. È difficile spiegare, cioè se noi mettiamo in atto, e ben lo sanno i sindaci,
una politica di prevenzione, rispetto di aiuto, rispetto a fasce di popolazione immigrata, che poi riprenderò un po' il tema. C'è una reazione altrettanto forte e negativa da parte di coloro che dicono vabbè, e noi, le case popolari, a chi? L'albergo, ai libici o a chi ha i problemi? Ecco, quindi stavano messi tutti sullo stesso piano, perché comunque tutti rappresentano vabbè, un problema. Poi no? A seconda delle considerazioni. No, non nel senso i prima i veneti, cioè i problemi sono entrambi presenti. Il problema è un problema di sicurezza. Per primo quello dei veneti, perché il veneto che perde lavoro non lo dà a vedere, è più invisibile, ha anche maggiore dignità, cerca di aiutarsi in qualche modo, ha forme di protezione anche nel... La civiltà dei nonni finora ci ha protetti per alcuni aspetti nel nord-est, no? Quindi ci sono delle reti, però ha ragione lei quando dice che con le chiusure delle aziende, è chiaro che l'ha individuato un problema e mi scuso per non averlo sottolineato, che il problema è soprattutto dei residenti, dopodiché però non dimentichiamoci che gli stessi immigrati hanno lavorato nelle nostre fabbriche, hanno prodotto, hanno pagato le tasse, quindi anche loro forse sono cittadini che entrano nel mazzo delle persone... che hanno problemi, no? Questo era... Lì c'è un problema in più che è quello dell'emarginazione. Il fatto che poi si ritrovino in comunità chiuse, in contrasto sociale per i problemi economici col resto della comunità che tende ancora di più a escluderli. E questo in prospettiva porta un problema come quello che è successo in Francia piuttosto che in altre realtà, in cui l'isolamento tra le due comunità, soprattutto nei momenti di crisi, sfocia in una rivolta, anche con pericoli proprio per la sicurezza, contro lo Stato, contro il sistema, contro chi per alcuni versi li ha accolti. Io credo che una prima chiave di risposta, che è necessariamente politica, ancora prima di assistenza, cassa integrazione, eccetera, è quello di una mediazione culturale. Serve qualcuno che vada a spiegargli alcune cose. E guardi che è una riflessione anche questa di carattere generale in tema di prevenzione. Più che le ronde, io mi sono convinto che in tutti gli ambienti dove c'è un disagio sociale serve qualcuno che vada umanamente a prevenire. Ma è un ragionamento che noi, io sono anche assessore dell'edilizia popolare. Hai in mente qualcosa di particolare? C'è un suo progetto da questo punto di vista che sta proponendo? Diamo una notizia. No, no, è una, no, è una riflessione che stiamo facendo. Cosa farebbe lei? Perché però manca anche di risorse, perché mediatori culturali significa avere risorse. Ma non è vero, perché ci sono, non è, e comunque costano molto meno di coloro che poi non ti pagano le spese condominiali, ha ragione, non ti fanno la manutenzione del caldaia, magari perché non lo sanno. Perché quindi non si rendono conto di cosa le viene in mente? Cosa le viene in mente, ad esempio? Ripeto, un servizio di mediazione, di informazione, perché a volte succede questo, rispetto a quelli che sono i diritti e i doveri e le opportunità che ci sono. Poi ciascuno le colga. Ma quando io... Dai comuni, naturalmente. Come? Gestite dai comuni, naturalmente. Gestite o anche in collaborazione dagli enti che hanno la competenza diretta, può essere da gestito, decidiamo di chi. Probabilmente la cosa migliore è in base alla missione, a quello che uno fa, però questo è uno dei temi che secondo me va affrontato, non costa, o costa pochissimo, e o costa molto meno dell'aiuto diretto che poi crea questo contrasto, perché ripeto, ci sarà il lavoratore italiano che ha perso lavoro e dice ma perché voi date d'assistenza eccetera. Guarda, io il problema assessore dell'edilizia popolare ce l'ho sempre di più sul tema della casa. Tu vai a spiegare che in base ai criteri attuali tutti i primi delle graduatorie delle case popolari del Veneto sono immigrati. Perché regolari, per carità, ma per numero di figli, chiaro, per tipologia, per reddito, eccetera. E si stanno creando delle bombe, non necessariamente Vianelli che era un ghetto, ma anche in tutta una serie di situazioni in cui qualcuno dirà io sono senza casa, non entro, questo qui... Come vale il prima i veneti qui secondo lei o come si risolve? No, è una questione di giustizia sociale, cioè, se, e di regole, perché è quello che fa anche incavolare la gente.
sono alcune manifestazioni evidenti. Faccio l'esempio dei VCUPRA. Il momento in cui ci sono e vengono tollerati, l'idea che si fa la gente è che tutto è possibile, poi magari non sono il problema principale o la soluzione, è il messaggio che passa. Io sono un commerciante, pago le tasse, eccetera, c'è qualcuno che si siede lì, vende prodotti contraffatti, non è più un poveraccio in cerca di fortuna, ma è il terminale di un'organizzazione criminale, e sono lì, per Venezia, per Vicenza, per Verona. Credo che anche il fatto che oggi, indipendentemente dalla connotazione politica, sia diventato anche questo un minimo comune denominatore, derivi soprattutto da questo fatto. Non è il problema di essere più sociali o meno sociali, avere più sensibilità umana, eccetera. È un problema di giustizia. Poi ne parleremo magari quando affronteremo il tema della polizia municipale, che le è molto caro, non solo per motivi istituzionali. Sindaco Piva, lei vive in una città più piccola di Padova e di Vicenza, però è una città, è una provincia, quella di Rovigo, che comunque è stata investita, no? Anche pesantemente dalla crisi, no, per le dinamiche che tutti conosciamo. Quindi chiedo anche a lei, del suo osservatorio, quanto la crisi sta incidendo, no, sul tessuto sociale, se ci sono delle nuove forme di criminalità che non investono, ad esempio, solo gli stranieri, ma anche la popolazione italiana. Si sente dire sempre più di piccole rapine fatte da italiani, da chi non ha i soldi, poi spesso sono le forze dell'ordine, lo sanno, spesso sono delle scuse, no? Ah, dovevo dare i soldi a mio figlio per gli studi, invece magari era un rapinatore incallito. Spesso anche noi giornalisti cadiamo in queste trappole, no? Quelle di ascoltare con le giustificazioni, in modo ingenuo, giustificazioni poi di chi si difende in questo modo. Però le stesse forze dell'ordine ci dicono che in alcuni casi è vero. Sì. Che esistono queste situazioni o no, ad esempio? Sì, no, volevo fare una premessa. Alcuni problemi, io sono sindaco da poco, relativamente poco, 4-5 mesi, però alla fine mi sembrano già tanti, nel senso che le esperienze che si accumulano ogni giorno ti portano a capire tanti problemi. Alcune problematiche le ho vissute da cittadino. Noi la problematica più grossa abbiamo avuto l'anno scorso, probabilmente quando è stata chiusa la fabbrica più importante, la Bassano Grimeca, che occupava circa 2000 operai e che improvvisamente, ed era un fattore importante nell'economia della città, anche se sorge in un comune limitrofo, comunque diciamo fa parte della città. Però è stata un momento anche di tensione, con marce, cortei, che poi fortunatamente hanno trovato una parziale risoluzione, quindi dal punto di vista non ci sono state grandi tensioni in città, grandi come si dice, manifestazioni violente o cose di questo genere. In questo momento ci sono movimenti naturalmente contrari all'insediamento della centrale di Polesine, la conversione della centrale di Polesine Camerini, ma anche qui sono manifestazioni e tensioni che investono più la provincia. L'ultima grande manifestazione poi di 5.000 persone è stata fatta a Adria, quindi direi che tutto sommato il fatto di essere un po' decisamente più piccoli degli altri capoluoghi di Padova e Vicenza porta probabilmente ad avere problemi più piccoli, ma questo significa non avere problemi, perché i problemi, le tensioni sociali ci sono anche da noi. Uno dei problemi che è stato citato adesso è stato quello della casa. Ecco, anche qui si configura un problema importante. Passa spesso la mentalità che vengono privilegiati prima gli stranieri, quelli che vengono da fuori, rispetto ai nostri abitanti. Invece il nostro assessore ha fatto uno studio importante con una proiezione che dura 10 anni, e come viene dimostrato che effettivamente non sono privilegiati gli stranieri, ma gli italiani continuano ad avere la prevalenza. E abbiamo anche introdotto dei criteri di permanenza nel territorio che sono secondo me criteri giusti, che quindi vanno un po' a smorzare quella
che nel caso di Rovigo, che è una città, ripeto, con problematiche... Quindi per avere una casa popolare quanti anni bisogna di residenza bisogna avere a Rovigo? Abbiamo introdotto... Questo è un tema interessante, no? Anche no, contrastato, diciamo non così. Non è che bisogna essere... Bisogna dire che la permanenza ha un valore rispetto a un punteggio complesso. La permanenza. La permanenza del territorio, quindi anche questo. Per quanto riguarda invece i problemi di ordine pubblico, un problema che ha avuto una recrudescenza proprio direi nell'ultimo mese è stato quello dei furti. Furti, pensate addirittura che accanto al furto tipico ormai, che è quello del rame, che investiva, che ha spoliato anche i nostri cimiteri, le case, le grondaie, è capitato la settimana scorsa che hanno portato via dalla città i tombini addirittura, per cui è diventato un problema di ordine perché abbiamo dovuto chiudere molte strade in attesa di riuscire ad avere un numero di tombini sufficienti per chiudere quelli che ormai era diventato anche un motivo di pericolo per la circolazione. Quindi direi che sono problemi... problemi che sono generali, che però probabilmente nel capoluogo più piccolo magari hanno meno drammaticità rispetto a una città vicina, quella tipo Padova o Verona. Sindaco Zanonato, anzi vorrebbe fare, lei Presidente Dit, le viene in mente qualcosa? Vuole fare lei una domanda a uno di questi sindaci o vuole fare una considerazione su quello che è stato detto finora? Le viene qualche dubbio, le viene qualche cosa, le viene da pensare? Io guardo dal punto di vista mio, cioè non tanto come presidente della fiera, ma io ho anche un'azienda di quasi 600 persone dove più del 15% sono extracomunitari, quindi con tutti i problemi anche all'interno della sicurezza, eccetera, che comunque che io gestisco, permettetemi, a prescindere dal fatto che uno sia, diciamo, veneto, sia italiano, eccetera. Come diceva l'assessore Giosetti prima, applicando quelle che sono le regole, ma soprattutto quello che funziona molto bene, informando le persone, dicendo esattamente cosa devono fare. Poi ovviamente ci sono anche i casi in cui bisogna andare a reprimere, ma quindi il discorso della prevenzione, vista anche in azienda, con l'informazione e informazione delle regole, non del modus, solamente del modus vivendi, ma proprio una informazione sulle regole, eccetera. Inizialmente, mi faccio un esempio proprio banalissimo, il Ramadan mi aveva creato il primo anno veramente dei problemi, i problemi anche di, si creano poi come una specie di snowball effect, effetto palla di neve, perché si creano poi, come diceva anche il sindaco Variati, si raggruppano gli uni, si raggruppano gli altri, gli uni possono essere extracomunitari musulmani, gli altri sono quelli della Valle dell'Agno, allora si incominciano i contrasti. Allora invece io ho chiamato tutti, una bella tavola grande, dove sono state date, ribadite, poi non date, ribadite quelle che sono le regole esistenti, le regole che, come anche tutto il capo azienda, ma tutti i suoi collaboratori, tutti quanti devono seguire. Io ho visto che con questo sistema della chiarezza e chiarezza preventiva abbiamo, non dico che abbiamo risolto tutti i problemi, però ci siamo andati molto molto vicino. Quindi l'azienda come agenzia di integrazione, oltre alle altre agenzie, la scuola, il calcio, lo sport, quindi diventa anche importante tutto questo. Sindaco Zanonato, lei l'effetto Banlieue a Padova lo ha vissuto col grande caso di Vianelli. Ha parlato tutta Italia, insomma alla fine in qualche modo, lei è un sindaco di centrosinistra, però allo stesso tempo è un sindaco che da una parte naturalmente è un sindaco inclusivo, ma allo stesso tempo un sindaco fermo per molti aspetti, no? Come alla fine cosa ritiene di aver risolto il problema a Padova nonostante tutte le articolazioni successive, quindi il problema spostato magari in altri quartieri perché era talmente complesso quel problema che non poteva assolutamente sciogliersi, no, nel nulla. Come sta procedendo la dissoluzione, se esiste veramente, di Vianelli? Quali sono i problemi che sono rimasti? E cosa gli ha insegnato sul fronte della sicurezza, come l'immigrazione naturalmente è quella che ha impattato in Europa, nel mondo, in Veneto, in Italia, insomma penso che sia il tema che ha maggiormente impattato cambiando la politica, cambiando la sinistra, che per molti storicamente, indubbiamente la sinistra ha
collezionato dei ritardi, no? Sul tema della sicurezza. Voi sindaci invece che siete stati sul territorio, città medio-grandi, avete preso in mano la situazione e forse avete dovuto scontrarvi di più, no? Metterci la faccia. Quindi cosa le ha insegnato Vianelli? No, ha risolto il problema, rimane in qualche modo, e cosa le ha insegnato nella necessità, anche se le cause sono quelle da combattere, non solo gli effetti, di fronteggiare questi temi che ha indicato, la cui pericolosità prima ha indicato il sole Giorgetti, quindi il famoso effetto Banlieue, che non abbiamo ancora in Italia, ma pensando di avere una storia che sarà ancora così, non è detto che fra 10-20 anni non ce l'avremo. Intanto qui sono con l'assessore Giorgetti, che è stato anche lui protagonista nel trovare una soluzione per Vianelli. Vianelli sono 6 palazzine, vivevano 280 famiglie di immigrati, prevalentemente magrebini e nigeriani, qualche altra presenza. All'interno di questo sistema, che si è configurato come un ghetto ad un certo punto, succedevano una serie di cose che sono caratteristiche di ghetti, di comunità, per cui esisteva il ristorante auto-organizzato, affittavano gli appartamenti per dormire, fare le docce a ospiti occasionali, c'era il barbiere etnico che faceva l'acconciatore per qualche euro, e tutta una serie di fenomeni di questo tipo. Ma il fenomeno più difficile e più drammatico di impatto con la popolazione era che ai piedi di questo sistema, che diventava un retroterra protettivo molto importante, si svolgeva una forte attività di spaccio, per cui un po' da tutto il Veneto arrivavano clienti con situazioni di enorme disagio, di enorme difficoltà. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo spostato in 3 anni tutte le famiglie in appartamenti. Alcuni appartamenti pubblici, alcuni appartamenti privati con cui abbiamo fatto degli accordi sugli affitti, e oggi Vianelli è un insieme di case chiuse. Spero che si riesca a riqualificare quel quartierino, ma non c'è più niente, è rimasto soltanto un luogo di preghiera che adesso si sta spostando. Noi lo chiamiamo moschea, ma è un termine un po' esagerato, perché si tratta di un vecchio supermercato trasformato in un luogo di preghiera, 200 metri, 250 metri quadrati. Ripeto, nella parte recuperare alloggi, spostarli in modo da smontare questo ghetto, un ruolo importante l'ha avuto anche la Regione, che attraverso l'ATER e direttamente attraverso l'assessore Giorgetti ha dato una forte mano. Nei posti dove sono arrivati questi si sono rigenerati dei problemi in modo molto ridotto, perché le famiglie sono state accompagnate ed è stato spiegato loro come ci si comportava all'interno di un condominio prevalentemente di italiani. Anche cose molto semplici: non lasciare i rifiuti nel pianerottolo, non mettere la bicicletta nel pianerottolo, non suonare musica ad alto volume dopo una certa ora, cose minime di convivenza. E perché anche gli italiani che hanno visto arrivare queste presenze, i padovani, insomma, hanno avuto un contatto e a loro si è detto: portate pazienza, parlatevi. La cosa complessivamente ha funzionato, ma eravamo partiti da un 22-23 mila immigrati a Padova, siamo a 32 mila adesso. Nel frattempo ne sono arrivati molti di più e oggi noi abbiamo 32 mila immigrati, di questi 10 mila sono comunitari, rumeni, qualche bulgaro, e 22.000 sono extracomunitari. La prima comunità di extracomunitari europea. Ma parlando di regolari o comprendendo che... No, gli irregolari non li vediamo perché non sono nell'anagrafe di Padova, parlo dei dati che abbiamo all'anagrafe. Quindi i regolari con residenza a Padova. Gli irregolari sono sempre fatti con una stima approssimativa, perché non... Certo. Ecco, i dati più certi che sono disponibili sono quelli della Caritas attraverso... l'abbiamo presentata due settimane fa attraverso un rapporto molto ben fatto in cui abbiamo anche dei numeri, però è sempre una stima, non possono esserci... Un irregolare può essere a Padova, può essere a Rubano, sono mobili. Non si può stimare in modo preciso. È la famosa mobilità del nord-est, che non è molto sono più da tutti i paesi, ma da alcuni e basta. E allora sono arrivati altri 32.000. La prima comunità, altri 10.000, la prima comunità
di immigrati è europea, sono moldavi, togliendo i comunitari. Sono 4.600 adesso, e poi la prima non europea sono i nigeriani, un caso abbastanza particolare a Padova, 2.400, poi ne abbiamo 2.100 di marocchini e poi via via fino ad arrivare al numero. Quindi, che fare? Allora, i problemi quindi sono rimasti. C'è la componente irregolare, che giustamente lei ha citato, e che crea una serie di difficoltà. In una serie di zone la presenza è molto visibile e spesso si mescolano e si intrecciano tra di loro comportamenti scorretti, criminosi, con comportamenti fastidiosi, con preoccupazioni della popolazione per atteggiamenti che danno in qualche modo la sensazione di insicurezza. L'immigrato che è fermo, appoggiato al muro e guarda, non ha niente da fare, e questo crea allarme e comunque un atteggiamento di irritazione. Quindi un problema complicato. Come tutti i problemi complicati, non c'è una soluzione unica. Facciamo un esempio: se devo portare un armadio che montato non passa per la porta, cosa si fa? Lo smonto, pezzo per volta passa sotto la porta, lo rimonto quando sono arrivato nel nuovo posto. Sull'immigrazione è la stessa cosa, cioè non c'è una medicina unica. Sui problemi della sicurezza non c'è una medicina unica. Bisogna adottare più medicine, più soluzioni. E più soluzioni vuol dire che devo usare la repressione per una componente, devo usare l'integrazione per un'ampia componente. L'atteggiamento che secondo me è il più sbagliato è quello che ideologicamente, da destra o da sinistra, vede il fenomeno come un fenomeno unitario e poi ha una reazione tutta quanta ideologica. Facciamo l'esempio della casa, vi dico i dati di Padova che sono interessanti perché abbiamo 100.000 famiglie, tutti i dati diventano semplici. Allora, Padova, 100.000 famiglie, quanti hanno la casa in proprietà? 84%. 84.000 famiglie hanno la casa in proprietà. È un dato italiano, sì. Siamo sull'80. È alta come media. Ecco, siamo un po' sopra. Un po' sopra, sì. Ma non è un dato così straordinario. Quante case pubbliche ci sono? Tra ATER, case della regione, e comunali, 6.000. Quindi 90.000 hanno la casa in proprietà o hanno una casa pubblica a un affitto particolarmente agevolato. 10.000 non hanno né l'uno né l'altro. Dentro avremo dei ricchi che dicono ma io resto in affitto, non mi interessa, e avremo gente che in qualche modo affronta una situazione di difficoltà. 10.000, quante sono le famiglie di immigrati? 11.000. Vuoi vedere che i 10.000 grosso modo corrispondono ai immigrati? Basta andare a vedere, è così. Allora, come si fa a dire che diamo le case agli immigrati e non ai padovani? Però questa convinzione c'è, è una convinzione psicologica, ma vai a vedere, i dati dicono una cosa diversa. Allora, qui c'è anche un problema con il modo in cui i cittadini sono informati, come si comportano i giornali, quali sono, ma oggi non esiste il fatto che i cittadini padovani non hanno la casa, il cittadino immigrato ce l'ha. Andiamo a vedere il numero di 6.000 appartamenti pubblici, ne abbiamo dati 580 cittadini immigrati. E torniamo, ma i 580 sono riferiti ai 32.000, mentre tutti gli altri sono riferiti ai 16.000 meno gli immigrati, perché 84 ha la casa in proprietà, poi sta pagando il mutuo, sono in difficoltà e tutto il resto. Però psicologicamente viene percepito questo fatto. Allora, bisogna togliere questo tema dallo scontro politico se lo vogliamo affrontare. Ma vale anche su molte altre cose, Per esempio su moschea o non moschea. La scelta non è moschea o non moschea, è accettiamo cittadini islamici o non li accettiamo. Ma una volta che li accettiamo, hanno un corredo di diritti di cui bisogna farsi carico. Non si può volere una cosa e il suo contrario insieme. Oppure, diritti non diritti, ma possiamo immaginare che con gente che ormai ha deciso di rimanere qui, fa i figli qui, usa i servizi qui, non ci sono anche dei diritti civili e politici che in qualche momento si eserciteranno? Li rinviamo quando avranno la cittadinanza, cioè a chissà quando. Bisogna capire che questo tipo di problema
in qualche modo è l'indotto automatico del fatto, e casa, dov'è che ha funzionato bene? Scuola. A scuola, la scuola è stato un grande strumento di integrazione. L'abbiamo sentito poco fa, nelle aziende. Le aziende sono uno strumento di potente integrazione e i sindacati che si sono comportati di conseguenza. Se smontiamo il problema, allora vediamo chi delinque si comporta male. Dobbiamo avere uno strumento per mandarli fuori dal paese. Oggi non c'è. Io con Marone ho avuto varie discussioni su questo. Quando si dice che sono 800.000 gli irregolari, mettiamo che sia vero il numero perché si può oscillare dai 600 arrivare fino a 1.000.000, ma mettiamo 800, il punto di media tra i due numeri. Quanti ne mandiamo via all'anno se siamo bravi con le attuali leggi? 20.000, 30.000, facciamo 40.000 per abbondare. 20 anni per mandarli via tutti. E nel frattempo cosa fanno per 20 anni quelli che rimangono qua? Vivono senza... Cioè, allora, basta ideologie su questo. Quella di sinistra, va ben tutto, possono fare estrema sinistra. E siccome sono sfortunati, bisogna capire qualsiasi comportamento. Allora, componente che delinque, dobbiamo avere gli strumenti per mandarla via. C'è poco da fare, non abbiamo gli strumenti oggi. E la componente che si comporta bene, dobbiamo avere gli strumenti per integrarli. Sindaco Variati, è d'accordo anche lei che ormai la sicurezza non è più di destra né di sinistra? E da questo punto di vista vorrei tornare, se lei è d'accordo, lasciamo l'argomento dov'è, visto che mi pare che sostanzialmente andiamo verso questo tipo di ipotesi, poi se il professore Giorgetti vuol dire la sua può dire naturalmente, le famose ordinanze, no? Ai sindaci, parliamo di poteri dei sindaci, di poteri della regione, di poteri dello Stato. Cioè che tipo di raccordo c'è? Cioè, e spesso, anche oggi sul nostro giornale, il Presidente Lanci dice sì facciamo, però i sindaci sono soli. Allora, è una lagna, è una lamentela, è una scusa, è vero? Cioè fino a che punto i sindaci possono e devono fare da soli utilizzando tutti gli strumenti che hanno e dove i sindaci hanno dei veri problemi nei confronti, voglio dire, dell'atteggiamento dello Stato in particolare, no? Poi sarà l'assessore Giorgetti o voi stessi a dire che tipo di rapporto, mi pare ad esempio Zanato adesso ha elencato un esempio di un accordo di un rapporto virtuoso con la regione, no? Quindi sindaci, strumenti, le ordinanze che hanno funzionato di più, quelle che ad esempio lei non rifarebbe più e soprattutto rapporto con lo Stato, con il governo centrale, pardon. Dunque, premesso che uno dei compiti, secondo me, più importanti di un sindaco è quello di mantenere la coesione sociale, tenere unita la comunità. Comunità che, parliamoci chiari, al di là di delle solite polemiche politiche strumentali, comunità che è fatta e sarà sempre più fatta di differenze. E le differenze, quando tu le metti insieme e le fai convivere, diventano un valore aggiunto. Le nostre città, nelle nostre città, si respira e si respirerà sempre aria di mondialità. La coesione sociale tu la tieni in piedi quando rispetti le diverse culture, però hai delle regole che tutti debbono rispettare. Prima l'assessore Giorgetti ha detto una cosa che io condivido assolutamente, cioè c'è tanto bisogno di mediazione culturale. Regole. E noi abbiamo fatto ad esempio delle belle esperienze, non le chiamo ronde perché non sono ronde, ma di mediatori civici che ad esempio hanno cercato di far convivere, dico una sciocchezza ma per capirci, che forse può nascere un problema in un condominio se alle 8 del mattino io sto bevendo il caffè latte e sotto c'è chi frigge il pesce. Può nascere un problema, però se se ne parla forse si può trovare una soluzione. Ma concretamente cosa avete fatto a Vicenza, ad esempio? Ad esempio abbiamo istituito una convenzione con l'Unione Immigrati, ogni nazionalità di provenienza ha un responsabile, diciamo, invece di fare quelle tavole inutili che passano sotto il termine di consulta,
non chiamiamo mai niente di consulta, perché questa parola fa sempre degenerare l'argomento. Invece di fare inutili consulte, abbiamo cercato di fare in modo che questi parlino con i loro connazionali, che siano addirittura presenti nei luoghi di disagio per prevenire. E abbiamo avuto dei buoni risultati di ritorno. Vianelli, ad esempio, direttore, ha insegnato una cosa a tutti noi sindaci: mai una Vianelli a Vicenza, cioè vediamo di agire con i poteri che abbiamo perché non ci siano concentrazioni che poi diventano ghetto di cittadini extracomunitari che si impadroniscono, tra virgolette, perché poi diventa così, di una parte di città. Va bene, questo è il grande lavoro di un sindaco. Poi però noi sindaci, nei rapporti con lo Stato, stiamo diventando una cosa strana. Qui ci sono diversi uomini e donne delle polizie locali. Stiamo diventando una cosa strana, perché che potere ha un sindaco? Quello di emettere ordinanze. Va bene, poi abbiamo capito che alcune ordinanze non le potevamo più emettere perché la Corte, eccetera, va bene, le abbiamo dovute cambiare. Le abbiamo cambiato anche alcuni regolamenti, di regolamenti comunali. E chi deve ottemperare le ordinanze? Tutte le forze di polizia? Sì, beh, però forse è meglio che in particolare se ne occupino la polizia locale. Allora, che cosa sta diventando la polizia locale? Ma la polizia locale ha gli stessi poteri che ha l'uomo, l'agente della polizia di Stato, il carabiniere? No. Quanta confusione. Qui ci stiamo muovendo nella confusione e siamo diventati una specie di sindaci, tra virgolette, legislatori. Cioè cerchiamo con delle ordinanze di supplire a un lavoro che il Parlamento non è riuscito a fare. Allora, quelle due benedette leggi di cui si è parlato in vari convegni, Maroni aveva dato delle assicurazioni. Allora, la legge sulla sicurezza urbana, la legge sul riordino delle polizie locali, con una serie di questioni che hanno anche delle risultanze economiche che sono state evidentemente alla base della difficoltà. Queste due leggi, bisogna che vengano avanti, se no permane una confusione sulla testa dei sindaci e delle comunità. Ad esempio, la figura del sindaco, diciamo, della città urbana, un po' diverso forse il sindaco del piccolo comune rispetto al sindaco, diciamo, di città. La figura del sindaco, che nell'ambito della sicurezza, che figura è? Bisogna decidere delle due l'una: o il sindaco resta il presidente di una comunità, quindi legge la domanda sociale, lavora sulla sua comunità, però la responsabilità, diciamo, della sicurezza, dell'ordine pubblico e quant'altro sta in capo a qualche altro. Deve essere molto chiaro, però c'è solo una collaborazione. Oppure si sposa la tesi americana del sindaco, tra virgolette, sceriffo, il sindaco che nella comunità ha dei precisi poteri. Oggi siamo alle solite, all'italiana, dove ognuno fa quel che può, gli agenti di polizia locale, senza gli strumenti degli agenti di polizia di Stato, dovrebbero occuparsi delle criminalità urbane, sapendo che tutto sommato la loro organizzazione, la loro storia non è questa e i loro compiti principali non sono questi. Cioè c'è bisogno di chiarezza, che non c'è. Certo, poi lo chiederemo ovviamente all'assessore Giorgetti, col quale magari chiuderemo questo dibattito proprio su questo aspetto, visto che anche in sala c'è più di qualcuno interessato. Sindaco Piva, quindi né destra né sinistra, ma se lei avesse avuto la possibilità di telefonare al nuovo ministro Cancellieri, come ha telefonato
ieri il sindaco, cosa avrebbe chiesto lei? Cosa chiederebbe? Posto che lei deve fare il suo mestiere di sindaco, quindi vuoto, è d'accordo con Variati che c'è un vuoto legislativo, che c'è poca chiarezza, o nell'immediato, quindi si arrangia lei per l'ordine pubblico, per il governo della sicurezza nella sua città, o voglio dire, il governo centrale può fare qualcosa e cosa? Con i suoi poteri, naturalmente, e con le sue risorse. Allora, premesso che io ho un comandante della Polizia Municipale donna, ho un prefetto donna, quindi adesso c'è anche un ministro degli interni donna, quindi mi pare che la filiera si sia completata. Beh, la prima cosa che vorrei chiedere sarebbe quella di avere i mezzi per poter potenziare il corpo della Polizia Municipale, perché io scopro giorno per giorno che in effetti la Polizia Municipale è proprio un braccio operativo e che deve essere potenziata. Purtroppo invece quello che ti chiede poi il cittadino, noi stiamo facendo in questi giorni, come ho premesso, siamo una giunta che si è formata da poco e abbiamo iniziato, come credo sia giusto, un colloquio con i cittadini nei vari quartieri, soprattutto nei quartieri più periferici, nelle frazioni. La cosa che ti chiedono più frequentemente è la presenza dell'agente di polizia municipale. Non ti chiedono a volte proprio l'agente di polizia municipale, perché probabilmente, parlo delle frazioni, c'è più familiarità a vedere il vigile, come lo chiamano loro, mentre nel centro storico ci sono i poliziotti di quartiere, quindi sono figure che ormai sono entrati nella vita pratica di tutti i giorni. Ecco. Quindi la domanda era finalmente quella, cosa chiederebbe il ministro dell'interno? Se lei avesse una telefonata a disposizione. Direi, caro ministro, ci dia un po' più di mezzi, che noi dobbiamo potenziare le nostre polizie municipali, questa è la mia. Soprattutto potenziare significa dotarli di mezzi, naturalmente, dotarli soprattutto di uomini prima di tutto, quindi avere capacità di poter assumere anche, no? Dotarli di mezzi e dare una come è stato chiesto adesso, chiari poteri che siano facilmente distinguibili, facilmente, che non si sovrappongano a quelli che sono compiti poi di altre polizie che sono estremamente importanti per il nostro territorio. Assessore Giorgetti, a lei l'onere e l'onore. Insomma, vigili, polizia municipale, primo, secondo, pesce, contorno, cioè fanno un po' di tutto, dal commercio al traffico, un po' di ordine pubblico, addirittura ci sono i vigili che vanno a fare azioni, operazioni, no? Anche blitz, antispaccio. Cioè, in sostanza, la polizia municipale cos'è oggi? Che problemi ha e cosa soprattutto dovrà essere, magari anche in rapporto alla coesistenza con gli altri corpi di polizia? No, quindi c'è un dialogo, deve essere riformato, c'è problema di mezzi, il sindaco Variati ad esempio parlava prima di vuoto legislativo, quindi vuoto legislativo è vero o non è vero? E corpo di polizia municipale di cui è responsabile a livello regionale, di polizia urbana, pardon, quindi cosa dovrà essere, cosa deve essere, cosa state facendo voi in Veneto, perché no, si è sempre vagheggiato un progetto quasi di non dico di sicurezza federata, no, però cercando di, voglio dire, adattare le forze di polizia anche alle esigenze dei territori. Ecco, liberamente, ci dica cosa pensi. Intanto io volevo cogliere l'occasione, perché vuol dire, noi stiamo disegnando un quadro giustamente problematico, però per ringraziare tutte le forze dell'ordine, Carabinieri, Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, quelle nazionali e le nostre locali, per il lavoro che comunque fanno in maniera egregia. E anche il senso delle istituzioni, aggiungerei io, no? Lo hanno istituzionalmente, però sono un appiglio spesso da questo punto di vista, no? Purtroppo, da parte della gente. Purtroppo per fortuna che ci sono loro, purtroppo un po' per noi, oggi in qualche modo, anche rispetto alla politica, in quanto istituzione, il cittadino riconosce più la divisa, l'uniforme, quel tipo di servizio, che non quello che dà la politica. Allora, entriamo nel merito delle questioni che sono state poste.
è vero o non è vero? Allora, secondo me, cosa che io ho sempre ribadito, assoluta distinzione dei ruoli rispetto alle competenze che oggi ci sono. Quindi, molta attenzione, ma mi pare che grandi problemi non ce ne siano, rispetto al fatto che uno tenti o si veda con diffidenza il fatto che magari la polizia locale sia voglia sostituirsi ad altre funzioni di altre forze dell'ordine. Su questo dobbiamo essere oggi estremamente chiari. La polizia locale ha una serie di funzioni, soprattutto amministrative, le forze dell'ordine hanno nazionali un altro tipo di funzione. Sono scollegate? No, assolutamente, anzi, una serie di funzioni della polizia locale, penso a polizia amministrativa, controllo dei mercati, controllo del traffico, hanno assunto nel tempo dimensioni assolutamente diverse. Dicevo prima, il Vucumprà, disperato una volta che cercava fortuna, oggi è il terminale di un'organizzazione criminale. Il traffico, la mobilità, gli incidenti sono una delle cause del maggior disagio sociale, danno sociale, che non probabilmente le azioni criminali. E questo è un mestiere che la polizia locale fa, sa fare, ed è di grande aiuto e integrazione alle altre forze dell'ordine che evidentemente invece magari andare a fare il rilievo dell'incidente si occupano di cose molto più importanti. Io credo dire il sindaco, i poteri del sindaco rispetto un po' all'americana, fanno la guerra anche lì tra amministrazioni, perché vedete tutti voi i telefilm in cui c'è lo sceriffo che rispetto a un reato arriva l'FBI e dice no, è competenza mia, no, un reato federale, quindi non è che sia semplicissima questa cosa. Però è arrivato il momento sicuramente di fare ordine. Magari per ribadire questo, magari per provare modelli diversi, però è arrivato il momento di fare ordine, anche alla luce di una serie di esperienze che sono partite dal basso. Volevo sottolineare anche questo e dar merito agli enti locali. Le ordinanze hanno rappresentato un'esperienza che poi ha messo in moto anche le dichiarazioni del ministro Maroni, l'azione nazionale. Una serie di temi, penso alla videosorveglianza, sono nati dal territorio. È ovvio che una telecamera non si possiamo avere le divise dappertutto, ma a volte un lampione in più o una telecamera in più dà la stessa sicurezza, oltre che di sensazione, anche reale. Quanti reati oggi vengono prevenuti e colpiti dall'uso dell'elettronica, dall'uso... Non per niente siamo qua, ringrazio il Presidente della Fiera, in una fiera che come tema centrale è proprio questo. Altri strumenti, che non è quello fisico, che danno questa risposta. Quindi, vuol dire... È arrivato il momento, ma alla luce, non perché dobbiamo inventare qualcosa, non c'è nulla di nuovo da inventare, ma bisogna mettere in fila le esperienze fatte. Noi come Regione abbiamo fatto la suddivisione in aree prima che arrivasse la legge che adesso in qualche modo obbliga di mettere insieme i servizi, proprio perché ci rendevamo conto che il Comune, che ha un solo agente di polizia municipale, non può dare quel servizio, ha bisogno della cooperazione anche quando c'è la sagra, perché le macchine girano, c'è l'afflusso di gente e chi ha un vigile solo come fa? Quindi anche noi, ne parlavamo prima nell'incontro che abbiamo avuto con la polizia locale, è arrivato il momento anche noi di riordinare la nostra legge regionale, in quanto la regione ha comunque una competenza rispetto all'organizzazione, all'ordinamento della polizia locale, per cercare di raccogliere quelle che sono o normare quello che è l'esperienza fatta fino adesso. Quindi oggi siamo in questo punto. C'è una cosa che caratterizzerà questa riforma?
la cosa fondamentale, principale che caratterizza questa riforma, quello fatto... di cui alludeva lei prima, forse questa nuova neopurezza del ruolo o specificità, allora, del ruolo, o c'è qualcos'altro? È l'ulteriore legittimazione e riconoscimento del ruolo delle polizie locali, che rispetto a qualche anno fa, quando io ricordo quando è stato costituito l'assessorato al regionale alla sicurezza, tra l'altro avevo tutti e due i colleghi in consiglio regionale, su cui anche lì si diceva ma la regione non ha competenze, ma è una cosa un po' pomposa, quale pretesa. Invece in realtà ha messo in moto un meccanismo che ha portato di fatto alla costituzione di un sistema, non di un corpo, di un sistema di polizia, della polizia locale, che non è piramidale. Non abbiamo voluto, neanche immaginato, anche per scelta, costituire un unico corpo verticistico, piramidale, una struttura gerarchica, ma abbiamo fatto una rete in cui i comuni sono i nodi, però oggi cominciano a lavorare tutti nella stessa direzione. Questo direi che è il filo conduttore della legge, che poi parlerà evidentemente di altre cose, ma questa è la certezza che noi dobbiamo dare al corpo, alla polizia, al sistema regionale. Quindi meno, meno sceriffi, più... Si può usare questo slogan o è errato? No, non è giusto neanche questo. È uno strumento meno fai da te. Più ordine. Direi. Meno fai da te. Grazie, Assessore. Presidente Ditri, cosa dice? Vuole dire qualcos'altro lei? Chiudiamo qui, andiamo verso... Guardi, vuole concludere? Tanto sono ascoltato veramente con attenzione, ma credo che c'è un live motive costante tra quello che ho chiesto. È stato bellissimo il discorso della chiarezza, di sapere chi fa cosa, perché sono cose che noi, come dicevo prima, le applichiamo anche nelle nostre aziende. Quando il Zanonato diceva che anche l'azienda è un discorso di integrazione, non dimentichiamo che questa integrazione è una necessità assoluta, perché certe funzioni delle nostre aziende non andrebbero avanti se non ci fossero certi personaggi, chiamiamoli extracomunitari, che devono giustamente, come ho sentito dire dai sindaci, essere integrati, come diceva l'assessore, con le chiarezze. Per cui questo è un discorso, mi fa piacere che questa prima volta che lo affrontiamo, questo discorso della sicurezza, del security qui oggi a Vicenza, diciamo che ha potenzialmente uno sviluppo veramente importante. Questa sarà una prima volta per portare avanti questo discorso a livello come appuntamento annuale, per poter poi fare il punto della situazione e anche degli sviluppi, chiamiamoli migliorativi. Poi vedremo l'applicazione, Assessore Giorgetti, della legge, come verrà, cioè vedere un momentino per le persone, perché noi come fiera sempre vogliamo sempre mettere la persona, però le aziende, le famiglie, eccetera, come c'è questo miglioramento sul territorio. Presidente, io la ringrazio e devo ringraziare a nome anche del Corriere del Veneto, domani troverete sul giornale ampia cronaca di quello che viene detto oggi, ma al di là di questo volevo ringraziare la fiera proprio perché al di là del momento fieristico è riuscita a costruire questo momento più politico-civico, con la P maiuscola, sia politico che civico, all'interno del quale alcuni sindaci di città importanti di questa regione hanno accettato di discutere di questi temi, mi pare in modo molto pacato, anche l'assessore naturalmente, a cui spetta poi il compito anche di fare sintesi per i poteri che gli spettano, e che sono cose anche rare. Mi dispiace per chi non c'era, che non ha voluto venire, quindi io ringrazio ancora tutti, come ringrazio le forze dell'ordine e tutti i corpi di polizia. Oggi non abbiamo alzato l'AI e lamentele, perché voglio dire, sappiamo com'è la situazione, non dobbiamo dirlo noi qua, insomma, in questo momento risorse, problemi, chiaramente i corpi di polizia sono gravati, no, da tutta una serie di problemi, non li elenco nemmeno, però bisogna comunque sottolineare, come ha fatto il professor Giorgetti, questo grande ruolo istituzionale. Penso che la dimensione istituzionale debba essere recuperata sotto tutti i punti di vista, al di là di sospensione o meno della politica. Alle volte nelle nostre civiltà, nelle civiltà ci sono degli interruttori che apri, che accendi e spegni, e che sono
nascono, no? questo atto di accendere e spegnere un interruttore che può sospendere o meno alcune cose, ci sono rivoluzioni cruente, rivoluzioni meno cruente. Io non so se questo sia un interruttore, quello a cui stiamo assistendo, che poi verrà spento a un certo punto con la riappropriazione piena della politica del suo legittimo e assolutamente fondamentale ruolo. All'interno di questo interruttore mi auguro che è il governo tecnico, e mi auguro che anche questo governo sappia, voglio dire, politicamente rappresentarsi il problema della sicurezza, dell'ordine pubblico, delle politiche anche che stanno alla base dei temi, come avete detto questa sera. Quindi la prevenzione, la mediazione culturale, che mi pare il tema più importante, più civilmente importante che sia emerso dal dibattito di oggi. Quindi al di là della fermezza, e quindi riassumo, no, e della eventuale repressione che ci deve essere, no, per il mantenimento della sicurezza di tutti i cittadini, probabilmente il titolo di oggi che io darei e darò, no, al mio giornale è proprio questo, cioè il tema della mediazione civica, certo. Che mi sembra un grande atto di civiltà, al di là poi dei ruoli che tutti noi abbiamo. Che non è esclusiva solamente degli immigrati. Assolutamente, giusto... no, anzi non vorrei aver, perché tanti si dice ma parliamo solo di immigrati, no, assolutamente no, certo, cerchiamo di parificare, anche gli italiani avrebbero bisogno, tra le altre, faccio il discorso inverso, di un po' di mediazione civica, oltre che gli immigrati, perché certo. Penso che alla base di tutto ci siano le regole. A tutti i livelli, non solamente nella sicurezza. Quindi, anche quando ci è capitato, quando noi vediamo come giornali, no? Che poi alle volte anche noi siamo colpevoli nell'estrogenare certe notizie, nel creare un'informazione un po' ansiogena, perché poi le notizie nascono, i giornali, poi chi più chi meno, naturalmente, ha un utilizzo anche secondo me un po' estrogenato alle volte di ciò che accade, no? I corpi di polizia, i questori, naturalmente tutti cercano di dare una immagine tranquillante, tranquillizzante, perché è il loro compito istituzionale, pur lavorando proprio in modo molto 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 saldo, i corpi di polizia, nessuno di loro potrà dare ansia alla società. L'ansia la diamo un po' noi giornali quando raccontiamo e sovradimensioniamo anche la natura delle notizie, quindi questo è un mea culpa che i giornali dovrebbero anche fare, no? Poi la politica ci mette sopra la benzina, eccetera eccetera, per cui ecco questo ringraziamento penso collettivo, il titolo potrebbe essere proprio questo, fermezza, ma soprattutto, no? E insieme mediazione civica. Io ringrazio tutti, volevo anche darvi una comunicazione di servizio, perché oggi si inaugura naturalmente la fiera, quindi ora ci sarà il taglio del nastro con un breve giro inaugurale. Grazie a tutti, ai relatori, ai partecipanti e al pubblico.